Siamo alla rassegna stampa. Benvenuti, benvenuto anche ad Antonio Signorini del giornale. Buonasera. Allora c'è la politica naturalmente in primo piano, c'è il caso Siri con Conte che chiede, dice sì alle dimissioni, a un passo indietro per il sottosegretario leghista indagato per corruzione nell'affare dell'eolico. Però ci sono anche altre notizie in primo piano che andremo a leggere e a commentare. Andiamo al nostro touchscreen e andiamo a iniziare aprendo le prime pagine dei quotidiani. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Conte perde la pazienza, via Siri, il caso del sottosegretario che tiene in ostaggio il governo sembra trovare una fine, Salvini voglio una spiegazione, Di Maio non esulto, non ci sarà alcuna crisi. Cominciamo a sentirlo, allora, proprio il momento in cui Conte dice che presenterà in Consiglio dei Ministri la richiesta di ritiro della nomina appunto del sottosegretario. Porrò, assumendomene tutta la responsabilità politica, all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri la mia proposta di revoca della nomina al sottosegretario del senatore Siri. Questa proposta di revoca, attenzione, non comporta il fatto che io mi voglia ergere a giudice del caso. Questo compito spetta ai magistrati. Le mie valutazioni sono più ampiamente politiche e sono ricollegate alla responsabilità che mi spettano quale massima autorità di governo. Così dunque Conte, fra poco lo sentiamo anche nell'appello che fa a Lega e a 5 Stelle di non cavalcare, diciamo così, questa decisione da una parte o dall'altra. Forse a questo punto la frattura c'è ed è difficile da saldare. Sì, la novità, diciamo, che in questo caso è che Di Maio ha vinto la partita in maniera netta e oggettiva, nel senso che ha imposto a Conte una linea che era quella del Movimento 5 Stelle. Quindi Conte, che si è sempre, visto che alcuni titoli puntavano quasi su un'equidistanza di Conte rispetto ai due partiti di maggioranza, no? In questo caso ha appoggiato al 100% la posizione del Movimento 5 Stelle, mettendo Salvini in qualche modo in difficoltà. La reazione di Salvini fa pensare, la Repubblica dà l'interpretazione, è una questione di potere, ma fa pensare che il governo sia saldo da questo punto di vista, cioè che il collante, cioè la volontà di andare avanti ci sia. È anche vero che sono aperti tutti i fronti possibili all'interno della maggioranza e questo è un messaggio che all'esterno può essere interpretato come un forte segnale di debolezza e di instabilità, del paese. Ma di fatto Salvini ha detto sì e non ha abbozzato sostanzialmente di fronte a una situazione che fino a 24 ore fa avrebbero considerato intollerabile. Ricordiamo che c'erano i vertici della Lega che ieri, che il 1º maggio, dicevano no, Siri rimarrà al suo posto e poi vedremo cosa succedere. Lo stesso Siri ha fatto una proposta che oggettivamente era Come la difficile da interpreta? accettare. Cioè è arrivata poco prima della conferenza stampa, tra Sì. l'altro ne si erano già parlati Conte e Siri, l'ha raccontato il Premier, ha detto ci siamo incontrati lunedì a lungo e lui mi ha detto che forse vale anche la pena poi ritornare appunto su come sono andate le cose Sì. secondo il racconto di Conte. Beh, sì, nel senso che i leghisti erano sicuri fino a questa mattina che una soluzione, il lodo Siri, Poi però diciamo. Salvini è andato in Ungheria. Sì, Salvini è andato in Ungheria, quello per, diciamo, ragioni sue, anche probabilmente sì, per prendere un po', per marcare le distanze, uno potrebbe malignare, ma è vero che qui importantissimi esponenti della Lega, come Giorgetti, quindi nemmeno un pasdaran, ma un moderato, aveva dato rassicurazioni sulla tenuta di Siri. E Siri ha fatto questa proposta che oggettivamente era difficile da Tra rifiutare. 15, do, do, in 15 Sì, giorni, entro 15 giorni mi dimetto, c'era prima, era se non ci sono sì. novità. Invece evidentemente è passata una linea diversa Dopo aver e parlato con i magistrati. Di Maio ha definito questa proposta di Siri una furbata perché non si può andare oltre le elezioni, quindi fa anche emergere chiaramente la volontà di utilizzare con buona pace, diciamo, degli appelli di Conte al fair play come abbiamo sentito prima e di voler utilizzare questo tema in campagna Perché ha elettorale. fatto quell'appello Conte? Alla Lega e ha detto sostanzialmente alla Lega non fate, come dire, una difesa corporativa e ai 5 Stelle invece non esultate perché questa non è una vittoria.
era un modo per appunto dimostrare di essere equidistante, cosa che gli è riuscita poco, perché appunto la Lega non ha fatto quadrato, diciamo, sul suo sottosegretario. E il Movimento 5 Stelle poi ha, in maniera un po' soft così, ma di fatto ha esultato, e ripeto, di fatto hanno ammesso che utilizzeranno questo tema in campagna elettorale. Della questione l'ha raccontata Conte quando ha fatto la conferenza stampa, e cioè ha detto: Ormando Siri mi ha raccontato come erano andate le cose, cioè è venuto questo imprenditore dell'eolico che gli ha chiesto sostanzialmente di aiutarlo su questa norma, a far passare, a mettere questa norma che lo avrebbe avvantaggiato su un lavoro fatto qualche tempo prima, quindi una norma che avrebbe dato dei benefici retroattivi, cosa che avviene normalmente, insomma, si fa una sorta di lavoro di lobby, no? Sul governo, mi confermi che è una cosa normale. Qual è il problema? Che però poi il politico, come dice Conte, deve ragionare, deve riflettere se questa norma che lui deve promuovere, diciamo così, è utile soltanto ad una persona, fa l'interesse di una persona, di un gruppo o invece di tutti quanti. Il problema è che questa norma come dire, aiutava retroattivamente, invece nel futuro non avrebbe poi aiutato tutti gli altri, quindi non era nell'interesse, insomma, del buon politico, del governo, promuoverla. Di solito come funziona? Beh, siamo poi in una zona di confine, no? Sembra di capire. È difficile capire per i non tecnici, e fa bene Conte a dire decideranno i giudici, perché materia, l'ho già detto qua proprio da voi, sono cose talmente complesse che farsi un'idea precisa sui fatti è Conte non parla veramente. di corruzione, No, dell'accusa, non ne ha appunto, non parlato, ne ha parlato, quello e ha parla il detto giudice. sono cose che appunto il merito lo deciderà, Opportunità politica, sì, però quella sì, ed etica. l'opportunità politica sì, in quel caso c'è stato. È inutile negare che esistano delle lobby, diciamo, che agiscono all'interno della politica, peraltro in In America contesti, hanno anche delle stanze sì, proprio, ma degli non solo, uffici all'interno, no? in Europa sono Del palazzo. fortissime le lobby all'interno del Parlamento europeo, nelle istituzioni europee. In Italia la presenza delle lobby sempre è stata regolamentata, ma in maniera insomma così. Comunque posso testimoniare che, ad esempio, durante la sessione di bilancio, quando ci sono le leggi di bilancio, è pieno di lobbisti che circolano e cercano di far passare, in quel caso legittimamente, testi così, e difendono, diciamo, le loro tesi. In questo caso chiaramente è un po' diversa la situazione, perché che si tratta di un'azione condotta, un pressing che è stato condotto nei confronti di un sottosegretario che peraltro non aveva una competenza diretta sul tema, su una legge che poi non è passata, se non sbaglio, quindi è ancora più difficile da non vedere.